Allora, il motivo della vostra presenza qui oggi? È perché oggi si riunisce una commissione che dovrà decidere le sorti del mercato. Dopo 12 anni di accorpamenti, spostamenti, riduzione dei posti, siamo arrivati alle battute finali dove questa amministrazione vuole mettere una pietra tombale sul mercato di Piazza Alfieri e di Piazza Libertà, accorpandolo su un'unica piazza che è Piazza Campo del Paglio, dove non ci dà neanche i servizi che abbiamo nella piazza sopra e inoltre va a fare un mercato di 221 banchi dove non ci ha presentato un piano di sicurezza e un documento di valutazione dei rischi. Amplia indiscriminatamente i posteggi portando la metratura minima a 10 metri quando già con i metraggi da 8 paghiamo delle schioppettate. Allora, una piazza che ci viene offerta senza servizi igienici o comunque servizi igienici inadeguati, senza impianto elettrico, dove abbiamo chiesto un piano di sicurezza e ci hanno mandato il piano di sicurezza dei mercati di Treviso, dove il documento di valutazione del rischio ci viene detto che verrà redatto successivamente alla scelta dei posti. Noi contestiamo innanzitutto lo spostamento, non siamo mai stati d'accordo, anche se l'amministrazione dice che siamo quattro gatti di Torino a protestare e che la maggior parte degli ambulanti è favorevole. Questo non è vero. Tutto questo l'amministrazione l'ha fatto con la complicità di una commissione che era connivente con l'amministrazione e che non ha mai portato all'amministrazione le voci e le proteste degli ambulanti. Questo ormai succede da anni, va bene? Inizialmente con l'elezione della prima commissione si erano concordate alcune cose. Questo primo accorpamento che doveva servire a rilanciare il mercato e invece l'hanno massacrato ulteriormente. Anche gli impegni presi dall'assessore Coppo della giunta precedente non sono stati portati a termine, non hanno più concesso migliorie, non hanno più voluto fare modifiche e hanno adottato un provvedimento deliberativo con cui dicevano vista la conclusione positiva della sperimentazione, quando ci lamentavamo tutti. Ecco, questo. Quanti siete contrari allo spostamento? Attualmente il 90% di Piazza Alfieri e di Piazza Libertà. Ecco, mi permetta la domanda del diavolo, ma non sono così tanti qui quest'oggi, come mai? Sì, è vero che non sono tanti, perché oggi questa è una manifestazione ristretta ai volontari, chiaramente, ma i firmatari e quelli che hanno aderito a questo ricorso che noi vogliamo presentare sono tantissimi, per cui alla fine poi non è che è solo la presenza qui che oggi è simbolica che contestiamo questa presa di posizione, poi tenga conto che da quando l'amministrazione ha riconosciuto questa nuova commissione, la commissione è stata convocata una sola volta il 9 di maggio e non hanno mai più convocato nessuno, abbiamo mandato PEC, richieste di chiarimenti, richieste di incontro, non hanno mai risposto. L'unica risposta che è arrivata è del dirigente del settore con cui noi gli chiedevamo di porre termine alla sperimentazione dell'orario ridotto e ci ha risposto non è competenza mia, è compito dei politici. Ecco, salirete in commissione qualcuno di voi? Se fanno salire qualche uditore sì, anche giusto per sentire con le nostre orecchie e non avere sempre le cose riportate. Ok, il dubbio a questo punto è che quando si sposti e che il mercato rimarrà forse chiuso per chiuso, non ci sarà sì, per questa questo è la settimana. Voce che gira, che addirittura in fase di allestimento per il palio di Asti e l'allestimento delle casette addirittura vogliono sopprimere il mercato per 2 settimane. Questo a danno di centinaia, almeno un centinaio di operatori. Tenga conto che questi operatori dietro hanno una famiglia, sono posti di lavoro. Se oggi una situazione come questa si dovesse verificare in un'azienda privata, si aprirebbe un tavolo di crisi. Qui invece loro ci mettono in crisi e le motivazioni sono che gli serve il parcheggio per rilanciare l'economia dei negozi. Ma noi non ai negozi non abbiamo mai dato nessun fastidio. Molti delle attività in sede fissa che gravitano attorno alla piazza ci hanno appoggiato in questa protesta.